dopo la mattina al mercato del pesce di Tsukiji, anche se era mezzo praticamente tutto chiuso per la festa, poi per l'ora. Abbiamo mangiato perché è un po' cielo, infatti ci hanno buttato anche fuori. È troppi assaggi, ho detto basta. Ora ciao, Fante, forza assaggiare da. Ora va. Paghi! Esatto. Che fanno lì, Che belle scarpine. Poi dopo un transito al Pokémon Center spettacolare, via, permessi. Sì, no, anche per me, sono visto. Ora si è a Ginza. Sono fatto un po' di selfie. E ora siamo a Ginza. Che mi sa che è una città, una zona un po' ricchetta, eh? Un pochettino forse. Detto che a vedere mi pare. Non qui a qualsiasi ora, che è l'una di pomeriggio, che è le 2 di mattina, che è di più. Mi sa. Ah, Ginza, penso sia proprio male, no? Vedi? Super di qui c'è il Sony Building. Ok, allora seguiamo. Poi dopo che siete al Sony Building si può anche fare un giro per di qua. Un giro di qua. Ma c'è anche il centro sotto. Apple gigante anche laggiù mi. Va boh, va. Fa le mani con te. Ecco, Gucci che è ovunque. Gucci, in ogni quartiere c'è un Gucci del cazzo, veramente. Sì. Guarda, andiamo a fare il regalo. Guarda, Giorgio Armani, guarda. Ah, eh sì. Piccolino però, Anche sì. Ah, proprio fino in cima. Guarda scritto. Però. Dai. Non deve essere rifornito, ora guardiamo. No, probabilmente cioè, hanno finito la roba. Sì. Ah, sono tutte anche le vigliette, penso siano tutte pedonali. Vedrai. Io no. Oh. Spettacolo. Non si sa quanto costano questi, O forse sì. Sì, 185.000 yen, 210.000 quella al centro e 185 quella a sinistra. Tanto che sui 2.000 euro più o meno sti. Ai treni. Ten Shodo, Ginza. Questi sono modellini proprio storici. Modellini storici, si sa. Allora, siamo qui al cospetto del Sony Building. Sì, lì deve essere bello, è ingresso gratuito a quel che sappiamo. Sì, sì, ma poi noi ci fa entrare gratis. Sì, sì, se no buttiamo giù di qua. Allora, si va su piano piano, c'è tutte le esposizioni, vedi? Questo è lo Z3, sì, il modello nuovo, è una figata. È uguale al mio effettivamente, però è meglio. Se te lo tiro fuori, guarda. E questi sono, è lo Z3 compact, questo, lo piccolino. Sì. Ebbe. Tieni, riprendi? Vai, man. No. Vai. Sta giocando in streaming sul tablet al gioco anziché usare la TV. È attaccata alla PlayStation 4. Tutte le lenti. È una figata. Mamma mia. Portatili. Questi chi sono? Gli obiettivi di portatili della Sony, fra questi sono. Praticamente si interfacciano col Bluetooth al telefono, no? Te lo accendi dopo. Track, ci vai in giro così e ci fai tutte le foto che ti pare. Tipo questo, vedi? Questo è già attaccato a quello, vedi? La usi come fotocamera praticamente. Queste sì, fra, guarda qua. $4K registra questa. Guarda che come mette a fuoco. Voglia. 199.000 yen, viene 2.000 euro viene questa. Quasi. Però pinge. Boia, mi qui. Cioè parliamo in un film. È vero.
È vero, sembra un film, sembra. Questo qui 400.000 yen costa. È vero, quasi 3.000 euro. Cioè, con questa qui allora viene fuori, io e te veniamo fuori dallo schermo e cominciamo a farle. Ma più o meno tutte queste qui costano una svragonata di soldi, to 300, 200. Oh, qua c'è le console. Oh, vedi qui. Qui sono tutti faceplate della Play 4, da cambiarci, da intercambiabili. Sono spettacolari, eh. Guarda questa PSP qua, rosa così con Mercury Duo, si chiama, con la... Non costa tanto, sai questi? 2002. È perché sono solo i faceplate da cambiare. Dei film in 3D con i visori. Non ho paura, eh. Veramente. Ci sono delle TV che sono da spavento. TV che sono da spavento proprio. C'è una un breve velocità, proprio così, in velocità, perché se no Bravia, che sono i Bravia, eh. È spettacolo. K, chiaramente. Madonna. 85 pollici, penso. 85 pollici. Quindi sono tutti Walkman, come il telefono. Questi sono proprio belli. $558.000. Abbiamo notato che Ginza è una zona che farebbe impallidire anche a Raju, anche per questi motivi, eh. Ho mangiato nel ristorante italiano la pizzetta, che tra l'altro era buona, non si può dire niente, era buona. Margheritone. Sì, proprio era buon. Il tocco del basilico. Sì, sì, c'era il tocco del basilico che ci stava tutto. Era un po' più, come si dice, più classica, una margherita non da pidi qui e magna lì. Proprio da pidi qua e magna mo. Sì, era più una margherita proprio da ristorante, ci stava, eh. Così. Vai. Sì, ci fa, vogliono far entrare dentro Dior, ma non lo sanno che noi se entriamo dentro Dior, cioè io devo... Aspetta, free admission. Cos'è?
C'è tipo Expert Your Tokyo, Last Entrance, no. Photographies, mi sa che è tipo una galleria d'arte di Dior. Ah, sì, ma ti interessa vedere la galleria d'arte di Dior? È tantissimo, guarda, Dior poi lo stimo tanto. Sì. Mi piace, io ci acquisto spesso la Dior. Già. Quello... Louis Vuitton, guarda che... Cosa Louis Vuitton? Ma non è qui? Sì, guarda Bulgari. Sì, Bulgari, vabbè. Bulgari manda qua. Con il serpente... Che tra l'altro si illumina anche, perché guarda lì all'ombra, vedi che si illumina. Sì. Cazzo. Questo palazzo, Fra. Mamma mia, che effetto! È assurdo, Sì, effetto spettacolare, c'è anche dei bar forse in cima. The Beers si chiama. The Beers. Ah, qui c'è anche quello per poveracci, meno male che... Oh! Camicia 900 yen. Camicia 900 yen, a posto così. Nice price. Con questa... Con questa vi si saluta, ci si vede presto, gran bel viaggio. Cazzo, l'abbiamo mi ha finito molto il viaggio. No, però... L'ultimo saluto sarà la stazione, cazzo. Ah, l'ultimo saluto sarà devastante. Sì, è vero. Vabbè, dai, buona.